Neri Marco Re, è un grandissimo attore, non solo doppiatore italiano, che è collegato con noi. Marco Re, buonasera. Stiamo Sì, buonasera a voi, ben trovati. dibattendo con un po' di amici del mondo della cultura, Sì. su questo periodo che stiamo vivendo, legato alla musica, al cinema, al teatro, alla letteratura. Il suo punto di vista su quello che stiamo vivendo, su come potremo uscirne, sul prezzo che stiamo pagando, ma anche sulle prospettive che possiamo avere. Sì, mi dispiace non aver potuto seguire finora quello che è stato detto perché sicuramente sarebbe stato interessante, però come stava dicendo, c'è tra poco in onda il mio Draghi sulla 7 da Floris di martedì. Ma Mirabile, tra io. l'altro, complimenti perché è qualcosa di bellissimo. Grazie mille. Ma io penso che insomma, l'opinione generale di chi si occupa di questo settore, di chi fa cultura, se vogliamo usare un parolone, ma insomma, poi la cultura in realtà è una cosa molto, molto pratica, dietro la quale a volte ci si nasconde oppure la si usa come arma. In realtà, cultura è semplicemente insomma, diffondere una maggiore. Sì, attraverso la riflessione, attraverso la conoscenza e diffondere secondo me una maggiore empatia tra esseri umani e quindi riconoscere nell'altro molte più cose che abbiamo noi e che quindi ci permette di vivere più in pace. Insomma, quindi tendenzialmente io do alla cultura questa accezione, questo ruolo dal punto di vista sociale. Che è il tasto E su cui ha quindi. battuto molto anche il professor Crepè, che è collegato anche lui Ah, con noi. Si potrà mi fa riprendere questo piacere. filo? Al di Beh, là allora, dell'aspetto questa. sanitario, parlo proprio dell'aspetto emotivo. Sì, ma si riprenderà, forse non è mai stato neanche interrotto, si è assottigliato di molto, ma insomma, questa per me era una premessa per dire che mentre nella primavera scorsa, diciamo nel cosiddetto primo lockdown, tutto il mondo, non soltanto l'Italia, era paralizzato di fronte a questa pandemia e non si sapeva come reagire, si aveva paura anche a mettere i piedi fuori casa, non si sapeva bene come avvenissero i contagi. Poi c'è stata l'estate in cui abbiamo respirato maggiormente, abbiamo anche pensato forse che il peggio fosse passato, così non è stato, ma qualcosa in più l'abbiamo capita. In questa maggiore conoscenza, quello che poi ho visto in autunno e adesso in questo inverno è che comunque l'Italia, guardando al nostro paese, è comunque ripartita. Poi certo, i ristoranti non possono aprire la sera, però fanno comunque takeaway, a pranzo possono aprire. Tantissime altre attività vanno avanti, come quelle principali, ovviamente sono andate avanti anche nel primo lockdown. Quella che resta indietro mi sembra essere tutto il settore dello spettacolo dal vivo. Ora io mi chiedo, non è davvero possibile trovare un'alternativa per dare un po' di ossigeno ai teatri, agli esercenti del cinema, a chi si occupa di spettacolo, perché a me pare che le soluzioni ci possano essere se uno si mette a riflettere e vuole trovarla una soluzione, perché o si fa come nei paesi, nella stragrande dei paesi europei, dove chi si occupa appunto di spettacoli dal vivo, di cultura, diciamo in generale, ha ricevuto in Germania, subito dopo l'inizio del lockdown, un assegno di 5.000 euro, ogni 2 mesi arriva un assegno di 5.000 euro. Se la stessa cosa valesse anche in Italia, allora uno dice, vabbè, non lavoro, però bene o male mi servono questi soldi per tirare avanti, insomma è tutto. Ma siccome qua abbiamo invece assistito a un'elemosina rispetto a quello, perché c'è qualcuno che ha preso 600 euro una volta, poi l'ha preso dopo qualche mese, insomma niente di paragonabile a quello che è il mestiere, il lavoro e i guadagni, diciamo. Adesso io sto parlando non di me, magari di chi ha lavorato per tanto tempo e gode anche di una certa popolarità e forse si può anche permettere di stare più fermo, ma veramente sono tantissime le persone che lavorano nel campo dello spettacolo. Allora io mi chiedo, no, è davvero impossibile trovare una soluzione? Non è possibile, per esempio, aprire i teatri e fare gli spettacoli alle 19, come succede magari in altre capitali europee, e alle 21 gli spettacoli finiscono tutti a casa entro il cosiddetto coprifuoco? Non è possibile aprire i cinema la mattina o prima il pomeriggio per poter permettere a chi volesse andare? Perché il punto è che sono posti davvero controllabili e controllati, come abbiamo già visto in quelle poche esperienze, magari tra l'estate e settembre. Quindi, se in un posto possono entrare delle persone
prestabilite e la distanza tra loro, mettendo appunto un sedile sì e uno no, è fissa, quindi si va oltre quella distanza entro la quale poi si rischia il contagio. Mi chiedo per quale motivo il teatro non debba ripartire come è ripartita la maggior parte delle altre cose. Certo, le discoteche magari no, ma lì c'è un altro modo di fruire di quegli spazi. È difficile tenere le persone distanti, quindi purtroppo quella per tipologia è un luogo sicuramente molto sfavorito da questa, da questo tipo di situazione. Però davvero a me pare che, come dice il ministro Franceschini e continua a ripetere, la vita delle persone è più importante. A me sembra ovvia questa cosa, ma nessuno mette in dubbio che si debbano sacrificare le vite delle persone. Si tratta di rispettare ovviamente tutti i protocolli e le precauzioni che stiamo rispettando tutti quanti, e farlo nei luoghi nei quali è possibile che non ci siano contagi, perché è possibile secondo me. Allora il fatto di continuare a tenere i teatri chiusi e i cinema chiusi, non si facciano più spettacoli dal vivo, è un gravissimo danno per tutte le persone che ci lavorano, è un gravissimo danno anche per le persone che ne possono usufruire, perché poi ci si ricorda della cultura dello spettacolo nei momenti in cui appunto non c'è, oppure durante il primo lockdown molti di noi hanno fatto un sacco di collegamenti attraverso i social, appunto facendo vedere quello che facevamo in casa, facendo spettacolo online, e c'era sempre un sacco di gente che seguiva, quindi evidentemente un bisogno c'è. Però poi ecco, la cultura dello spettacolo è quella cosa che non viene riconosciuta come un bene primario, e quindi è la prima che magari salta quando ci sono le emergenze principali. Questo non significa che non si riconoscano i beni primari, insomma è ovvio che i servizi principali, il cibo, qualsiasi altra cosa le mettiamo tutte al primo posto, però ci sono tante altre attività secondarie e la cultura in generale non dovrebbe essere la solita Cenerentola. Siamo tutti d'accordo, sono tutti d'accordo, anche i nostri ospiti che la stanno ascoltando. La faccio salutare, un'ultima domanda veloce da Lorenzo Licalzi, insomma so che in passato avete anche collaborato. Sì, con sì, amico. Ciao Neri, ciao. Lui era rimasto folgorato, più che è stato gentilissimo a farmi una quarta di copertina sul mio romanzo, ma lui rimase folgorato, poi mi disse dalla frase che noi scrittori mettiamo all'inizio dei romanzi, che io la voglio dire perché è meravigliosa, che era ciao, dilla tu. Ciao, scritto tra virgolette, virgola, disse mentendo, e la trovo meravigliosa. E questo ciao, riassume tutto, è ciao, cultura. Ciao, disse mentendo, dice tutto. È cultura anche questo. Allora, Marco Re, grazie davvero per il suo intervento, speriamo presto di poterla incontrare qui a Genova. Buonasera. Tra l'altro sì, mi permetto, ne rubo altri 20 secondi, certo, per salutare ovviamente tutti i genovesi, liguri. Io ogni anno venivo lì o ad allestire un nuovo spettacolo con Giorgio Gaglione, regista con cui lavoro ormai da oltre 15 anni fisso, oppure per riprendere uno spettacolo già che aveva debuttato. Quest'anno purtroppo non abbiamo potuto metterlo in calendario, la stessa cosa succederà la prossima stagione, quindi purtroppo niente da fare, perché è difficile programmare così a distanza senza sapere come andrà la situazione. Però diciamo che fra 2 anni ritornerò ancora una volta da quelle parti, perché comunque abbiamo altri progetti con Giorgio e andremo avanti, quindi ci vedremo comunque credo presto, al di là del fatto che poi quest'estate frequenterò anche Alassio, perché condurrò il premio letterario di Alassio.